Zaidi, ho attivato un vecchio generatore. Incredibilmente funziona ancora. Ha dato corrente a quello che credo sia il quartier generale. Ah, attrezzatura militare di prima classe, roba che funziona a benzina, niente elettronica. Ecco com'è sopravvissuta all'anomalia. Thank you.
Saidi, mi sa che era l'ultimo. Hanno provato a tendermi un'imboscata, ma l'avamposto è sicuro. Ecco, stavolta mantienilo, per favore. Chissà se dopo l'attacco qualche veicolo ha rotto la formazione. Magari è qui intorno. Dovrei allargare l'area di ricerca. Dovrei trovare un po' della tecnologia chiesta da Channa. Thank you.
Scommetto che Channa saprà farne buon uso. Ehi, dimmi una cosa. Com'era Jacob sulla Terra? È sempre stato l'acido bastardo che mi traumatizzava da bambina. Comunque era di certo il bastardo più acido che abbia mai incontrato. Sì, credo di sì. Ma era anche l'amico più leale che abbia mai avuto. Quindi è tutto normale. Cioè, che lo odi allo stesso modo in cui mi manca. Era quel che era. Mi fidavo ciecamente di lui. Ma sapevo di non potermi aspettare che fosse diverso da così. O che mi rendesse i soldi che gli prestavo. Ti pagherei con l'eredità, ma non mi ha lasciato un cazzo di niente. Thank you.
Proprio quello che ha chiesto Channa. Ehi, ho una domanda. Gli occhiali che Jacob si portava dietro dalla Terra erano veri? Gli occhiali a realtà aumentata. Quando ero bambina parlava sempre di tutte le cose assurde che poteva farci. Ho sempre pensato fossero balle. No, erano veri. Ma non servivano a niente, né sulla Terra né qui.
Dovrebbe bastare. Vediamo se Channa riesce a farci qualcosa. Un po' di componenti che sembrano intatti. Cosa preferisci? Se ne vorrà prima che mi abitui alla sua assenza. Sento ancora i suoi rimproveri per come stacco la frizione. Posso sparare in aria tutto il... Ma non sapremo mai se funziona davvero finché non la proviamo con qualcuno che contrattacchi.